In questo video tutorial vedremo come velocizzare un dispositivo Android con i permessi di root, utilizzando delle applicazioni senza cambiare ROM o kernel. Sto utilizzando una ROM stock e il kernel stock del Galaxy S Advance. Come prima cosa dovremo procurarci queste applicazioni sul Play Store, Root Booster e Swapper per utenti root. Le possiamo trovare cercando Root Booster e Swapper per utenti root su Google Play Store. Una volta scaricate e installate queste applicazioni, cominciamo ad aprire Root Booster. Ci troveremo con questa simpatica schermata. Clicchiamo su Velocità e poi clicchiamo Attiva. Clicchiamo Sì. Ovviamente dobbiamo concedere i permessi di root a questa applicazione tramite Super User e durante il pop-up che si aprirà la prima volta che utilizzeremo l'applicazione. Verrà questa specie di terminale. In realtà non è un terminale perché Android sta continuando a funzionare, vediamo la barra di stato infatti. Dopo circa 1 minuto e mezzo verrà scritto in basso successo, tocca lo schermo per continuare. Tocchiamo lo schermo del dispositivo. Clicchiamo su più tardi per riavviare il dispositivo in un secondo momento. Torniamo nella home. A questo punto apriamo Swapper per utenti root. Grazie a questa applicazione potremo creare un file di swap. Scegliamo una directory dove mettere il nostro file di swap e clicchiamo su Attiva file swap al boot, che di default sarà disattivato. Quindi l'applicazione quando si aprirà per la prima volta sarà così. Quindi concediamo i permessi di root e clicchiamo Attiva il file swap al boot. Scegliamo la cartella di swap nella memoria interna o nella memoria esterna. Io consiglio nella memoria esterna. Come dimensione del file di swap mettiamo da 200 a 500 MB. A questo punto impostiamo lo swappiness su 70. Clicchiamo su salva e nel vostro caso verrà un pop-up che vi chiederà di aspettare perché sta creando il file di swap. Nel mio caso mi limiterò semplicemente a riavviare il dispositivo utilizzando Quick Boot. Una volta riavviato il dispositivo, noteremo una reattività e una stabilità di sistema più alta rispetto al normale. Grazie per aver guardato questo video, vi ricordo di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per altri contenuti come questo.